Buongiorno e buona domenica a tutti. Vi ricordiamo i nostri indirizzi per inviare messaggi, avvisi, formule di auguri, articoli affinché la nostra emittente sia sempre più gradita e partecipata da tutti i parrocchiani. L'indirizzo di posta elettronica è teleradiogottolengo@gmail.com oppure alla tradizionale cassetta della posta situata sul portone del centro pastorale oppure ancora presso l'ufficio parrocchiale aperto al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 o se volete addirittura direttamente in redazione il venerdì sera dalle ore 19 alle ore 20. Ci scusiamo se per problemi tecnici non sempre è possibile scaricare ad aprire i file e la posta elettronica. Ricordiamo inoltre che il nostro notiziario lo trovate anche in rete digitando su YouTube oppure su Facebook TRG Gottolengo. Vi lascio ora l'editoriale di Don Arturo che ha per tema e titolo La verità del peccato. Cari amici, il Giubileo, mostrandoci la somma tenerezza di Dio e la sua infinita misericordia, il suo immancabile pronto a perdono delle nostre colpe, ci fa riflettere sulla verità del peccato, sulla sua gravità, sull'abuso della nostra libertà. Oggi, a dire il vero, si parla poco o niente di peccato. I novissimi sono assolutamente cancellati dalla riflessione comune, i novissimi intendendo le realtà ultime della vita, morte, giudizio, inferno, paradiso. Noi siamo completamente presi e intenti in ben altre cose, ritenendo che questi argomenti siano assolutamente sorpassati, antiquati, inutili, come se queste realtà assolutamente non esistessero e come se non ci dovessimo soffermare su di esse, tenendo conto che viceversa sono scuole di vita. Le vie di Dio sono aperte al suo potente amore. Egli ci chiama a partecipare alla sua vita, a vivere in comunione con Lui. Viceversa, le vie del peccato indicano il rifiuto dell'amore, della gioia, dell'amicizia divina. La storia dei primordi dell'umanità ci presenta gli effetti disastrosi del peccato. Il primo peccato sconvolse la vita di Adamo e di Eva, li privò dei doni preternaturali e soprannaturali, li condannò letteralmente alla morte. Questo fu per loro, ma anche per noi, che da loro discendiamo come da una inscindibile catena nel tempo, nelle generazioni. Gesù, con la sua passione, morte e resurrezione, rivela la gravità del peccato e la sua forza distruttrice. A causa del peccato, lui è diventato l'uomo dei dolori, percosso da Dio, umiliato, trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità, così aveva previsto il profeta Isaia. Gesù, dai meriti della sua passione, morte e resurrezione, non esclude nessuno. A tutti dona vita e salvezza. Chi accetta la divina proposta sarà felice e salvo. Potrà gettare i suoi peccati nel torrente purificante della misericordia divina, risorgere a vita nuova. Quando noi, con cuore sincero, ci poniamo davanti a Dio e confessiamo i nostri peccati, Egli ci ascolta, ci libera dal male, ci dona una primavera di luce e di bene. Contrariamente all'inverno, al rigore terribile del peccato,
a tutto quello che racconta la sterilità dell'egoismo, che è il male che l'uomo deliberatamente compie. Vi leggo alcune espressioni del Catechismo della Chiesa Cattolica, parole che tratteggiano la definizione di peccato. Al numero 1849 leggiamo: il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza. È una trasgressione in ordine all'amore vero verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. È stato definito una parola, un atto o un desiderio contrari alla legge eterna. Difatti, il peccato è e rimane personale, una ribellione che il singolo esprime nei confronti dell'amore di Dio. Eppure ha un risvolto anche comunitario. Perciò, se combattiamo il peccato, purifichiamo noi stessi e gli altri, solleviamo i fratelli, perché un'anima che si eleva riesce a sollevare il mondo intero. Occorre quindi opporsi al male con i mezzi suggeriti dal Vangelo, che sono la preghiera, l'elemosina, la penitenza. Nessuno può essere sicuro di sé. Occorre vigilare, stare allerta per non atrofizzarsi, per non cadere nel letargo spirituale. Un mezzo sicuro di sincera conversione consiste nell'andare prontamente dal fratello per riconciliarci, perché bisogna essere in pace con Dio e pure col prossimo. A fronte di un coraggioso atto di volontà risponderà la pace, il superamento dell'ostacolo, di quello che può essere stato motivo di discordia e motivo di grande serenità, di aumento della santità, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato e chi è schiavo non può camminare né tantomeno cantare liberamente. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica, buona settimana a tutti. Oggi è la quarta domenica di Quaresima e quindi parliamo del coraggio. Gesù non ha paura del peccato dell'uomo. Il male nel quale cadiamo non è un ostacolo al suo amore, al suo piano di salvezza. Gesù vince con coraggio i pregiudizi, le mormorazioni, le maldicenze, le calunnie, le ostilità. Con coraggio entra nella casa dei peccatori, siede a mensa con loro. Con coraggio si accosta alle miserie spirituali sia dei pubblici peccatori sia di coloro che si ritengono giusti. Quelli che si riconoscono bisognosi di perdono si avvicinano a lui per ascoltarlo. I farisei si discostano e si chiudono nelle loro certezze. Per entrambi Gesù ha un'offerta di salvezza. Sono invitati alla medesima festa. Sono chiamati a riscoprire in modo profondo e autentico la propria identità di figli amati. Siamo invitati anche noi ad entrare alla festa, a tornare nella casa dove si riscopre la nostra identità di figli, a vincere la pretesa di fare senza il padre, sia lontano da lui, sia negli atri della casa. I missionari ci testimoniano la bellezza dei ritorni, il coraggio di chi è capace di rialzarsi e di riorientare i propri passi verso il padre. Ci raccontano come il ristabilire il rapporto col Padre rafforzi i legami di fratellanza tra gli uomini. Farisei e peccatori sono chiamati a diventare fratelli. Sentiamo adesso la testimonianza di Don Tarcisio Moreschi dalla Tanzania.
A partire dal 1990 l'AIDS ha fatto molte vittime, lasciando molti orfani. Nel frattempo però la sensibilità della comunità è cresciuta. La prima bambina che abbiamo accolto si chiamava Tumaini, rimasta orfana a un anno e mezzo. Essa era positiva dalla nascita ed ha avuto un periodo critico nell'adolescenza. Quando l'abbiamo accolta non sapevamo che fosse sieropositiva. Una volta preso coscienza del pericolo, abbiamo iniziato ad essere più prudenti nei contatti con lei. A lei io ho intitolato il primo villaggio per orfani costruito nel 2003. Qui a Ilembula, dove vivo attualmente, ho accolto anche Angela, una signora che ha 4 figli da 3 uomini diversi. Lei ama parecchio la birra locale e quindi abbiamo cercato di tenerla lontana il più possibile. È già aumentata di qualche chilogrammo e le sue bimbe sono già più serene. Viveva in una catapecchia messa a disposizione da un vicino. La porta d'ingresso non si chiudeva, il tetto è di paglia e mezzo distrutto. Quando ho fatto la proposta di andare a vivere alla missione, le bimbe si sono messe subito in macchina. Anastasia invece viene da una famiglia poligama, suo padre ha 4 mogli. Lei è stata pescata da me in un villaggio lontano dove mi ero recato per la messa domenicale. Mi si era avvicinata come i disabili si avvicinano a Gesù, con tanta speranza. Ho saputo che era affetta da epilessia, ma che non prendeva medicinali. Ho proposto di portarla alla missione per farla curare e abituarla a prendere le medicine. Per il momento è ancora qui, ma presto vorrei riportarla dai suoi. Sua madre è viva, ma per lei tutti i mali vengono dagli stregoni, pertanto non sono curabili con le medicine. Suo padre invece è più istruito e capisce che le cure possono migliorare la vita. Talvolta verrebbe voglia di dare qualche scossone. Tante situazioni penose sono frutto di solo di ignoranza. Poi penso che quelli sono il Signore e così ricomincio da capo. Continua il gioco televisivo della Quaresima in oratorio. È un appuntamento per bambini e famiglie dell'ICFR e i bambini giocheranno in oratorio nelle seguenti serate. Sabato 12 marzo alle 20:30 il 5° anno e alle 21:30 il 6° anno. La serata finale è prevista per sabato 16 aprile alle 20:30. Per la rubrica di poesia e prosa presentiamo il grande poeta Eugenio Montale. Eugenio Montale nasce a Genova il 12 ottobre 1896 da un'agiata famiglia. Muore a Milano il 12 settembre 1981. Trascorre la giovinezza tra la città natale e la casa di vacanza a Monterosso, nelle Cinque Terre. Sempre indeciso sull'indirizzo da dare alla propria vita pratica, il poeta all'età di 30 anni viene assunto come redattore presso una casa editrice fiorentina. Dopo la liberazione, Montale partecipa per gli affari culturali al CNL, il Comitato Nazionale di Liberazione, e aderisce, ma per poco, al Partito d'Azione. E questa è l'unica sua e breve partecipazione attiva alla vita politica. A Genova frequenta gli ambienti letterari e aderisce al Manifesto degli Intellettuali Antifascisti, pubblica Ossi di Seppia e continua con le sue raccolte. Nel 1948 si trasferisce a Firenze, poi a Milano, dove lavora come redattore del Corriere della Sera. L'attività giornalistica continua quasi fino alla morte, nel 1981. Gli ultimi anni sono prodighi di riconoscimenti nazionali, per esempio la nomina a senatore a vita nel 1967. Nel 1975 è insignito del premio Nobel per la letteratura. Montale è testimone della crisi di un secolo ed interpreta in modo originale e sensibile la condizione spirituale dell'uomo moderno. Vi sentiamo una sua poesia dal titolo Meriggiare pallido ed assorto. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo e sulla veccia spiar delle file rosse di formiche, che ora si rompono ed ora si intrecciano,
assommo di minuscole biche. Osservare tra i frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremoli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci d'aguzzi di bottiglia. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la compagnia Ribalta Pazza presenterà presso il Teatro Zanardelli oggi alle ore 16 una commedia liberamente tratta dall'opera di Cristina Comencini, Due partite. L'8 marzo, festa della donna. Molte, come abbiamo sentito, le iniziative mondane e non in tutto il mondo per festeggiare l'8 marzo, accanto a questa anche eventi culturali di vario spessore. Vi segnaliamo quello della Fondazione Filosofi Lungo l'Oglio, che si svolgerà a Dolci Nuovi martedì 8 marzo alle ore 11, presso il Giardino dei Giusti, parco Alcide De Gasperi, che vedrà sul palco l'alternarsi di nomi illustri della cultura e autorità della provincia. Le argomentazioni punteranno su tre nomi femminili che hanno fatto storia del passato, remoto e recente. Verranno così ricordate tre donne che a pieno titolo resteranno nella memoria. La prima, Giuliana Tedeschi, 1914-2010, per la sua infaticabile attività di testimonianza. Laureata in glottologia, viene esclusa dall'insegnamento con l'avvento delle leggi razziali e poi deportata con il marito e la suocera Eleonora Levi ad Auschwitz. Liberata nell'aprile del 1945, svolge nel dopoguerra il lavoro di docente e scrive il libro Questo povero corpo, uno dei primi testi relativi alla deportazione femminile. Edith Stein, 1891-1942. Ebrea convertita al cristianesimo e illustre filosofa. All'età di 42 anni abbraccia la vita claustrale, entrando a far parte dell'ordine carmelitano e decidendo di chiamarsi Teresa Benedetta della Croce. Dopo l'inutile fuga da Colonia, il 2 agosto 1942, viene catturata dalla Gestapo con la sorella Rosa. Consegnata al campo di concentramento, muore martire probabilmente ad Auschwitz il 9 agosto 1942. Proclamata beata il 1 maggio 1987 da Giovanni Paolo II, che la definisce la grande figlia di Israele del Carmelo, è stata canonizzata l'11 ottobre 1998. Valeria Solesin, 1987-2015, una ragazza solare, innamorata della vita e di un'intelligenza vivace, consegue la doppia laurea in sociologia a Trento e a Nantes e la specializzazione alla Sorbona di Parigi. Dotata di una profonda sensibilità per l'altro, intraprende numerose battaglie in nome della pace e della libertà, fino alla decisione di prestare il proprio contributo svolgendo attività di volontariato con Emergency a Venezia e a Trento. Un'attenzione verso i più deboli, che prosegue anche a Parigi, dove per i primi tre anni gli unici amici sono i propri connazionali e i clochard che va ad assistere alla notte. Inizialmente divide con il fidanzato un monolocale di 14 metri quadri, poi il trasloco in un appartamento più ampio vicino al Bataclan, il teatro parigino dove il 13 novembre 2015 viene tragicamente assassinata nel terribile attentato terroristico che ha colpito il cuore dell'Europa. Durante questa cerimonia solenne dell'8 marzo verrà letto il saluto commosso dei genitori di Valeria Solesin, un messaggio di augurio e di speranza per le giovani generazioni. Per la stagione teatrale, il Teatro Zanardelli di Gottolengo ospiterà la compagnia Perché No, sabato 21, con la commedia brillante Toccata e fuga. Una commedia fatta di equivoci, appuntamenti furtivi, paradossali giustificazioni e assurde spiegazioni. Il sipario si apre su una scena doppia. Lo spettatore potrà vedere contemporaneamente ciò che accade nei due appartamenti accostati. Solamente l'alternarsi delle vicende, talora l'una allo specchio dell'altra, è elemento comune per entrambi i salotti.
Ricordiamo che la regia è di Davide Cornacchione. Ricordiamo che il Comune di Gottolengo organizza il corso per l'utilizzo dei defibrillatori a partire da domenica 13 marzo alle ore 8 presso la palestra Scuola di Gottolengo. Il costo della partecipazione al corso è di euro 25. Le iscrizioni si ricevono all'ufficio anagrafe del Comune e sono aperte fino al 10 marzo. Venerdì 11 marzo 2016 alle ore 17 al Teatro Zanardelli di Gottolengo, in piazza 20 settembre, si terrà il convegno dal titolo Latte Bio, la svolta per la zootecnia lombarda. Saranno presenti per l'occasione i relatori Gianni Fava, assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, Tomasoni Massimo del Bio Caseificio Fratelli Tomasoni, Michele Brambilla, dottoressa Serena Quadri. Ed interverranno anche Ettore Prandini, Matteo Lasagna e Mario Lanzi. La Biblioteca Comunale di Gottolengo, in collaborazione con Lugotto, organizza un corso base di informatica libera. I tre temi principali toccati saranno una panoramica sul PC con introduzione al mondo di Linux, la configurazione e l'utilizzo di un'utenza di posta elettronica in tutta sicurezza e l'installazione e utilizzo di fogli di lavoro della suite LibreOffice. I corsi si terranno nei giorni di sabato 5 e 19 marzo, 2 e 16 aprile dalle ore 9.30 alle 11.30 presso la Biblioteca di Gottolengo. Per informazioni potete rivolgervi a Simone al 333 23 95 952 o a Fabio al 333 17 28 728. Quarto risultato utile consecutivo per la squadra del Gottolengo 2000, che venerdì ha pareggiato in trasferta contro il Real Calvisano. Vediamo una breve telecronaca curata da Vittorio. Sul sintetico di Calvisano, altra partita fondamentale. Lo scontro è tra il Real Calvisano e la SD Gottolengo 2000. Al fischio d'inizio, i giocatori schierati dal mister Rossi sono Cristian Braga, Stefano Marchioni, Paolo Biazzi, Andrea Trevisan, Nicola Benini, Andrea Lafranchi e Francesco Orizio. Il risultato viene sbloccato al quinto minuto di gioco dal Calvisano, ma solamente 70 secondi più tardi la Franchi sigla la rete del temporaneo pareggio. Al decimo minuto lo stesso Lanfranchi trasforma una rimessa di Trevisan, rilanciata da Rialfi, nel gol del vantaggio. Il primo tempo si conclude così con il punteggio di 2-1 per i nostri. Nella ripresa alcune sostituzioni. Entrano in campo Simone Zambelli, Fabio Musa e Andrea Tognoli. In questi 25 minuti di gioco si denota un maggior nervosismo da entrambe le metà campo, ma anche sugli spalti, a causa di contestazioni su alcune scelte arbitrali. È tuttavia negli ultimi minuti che la tensione viene manifestata, dapprima con due reti dagli avversari, al 48esimo e al 49esimo minuto. Oh,
Successivamente, quando ormai la vittoria del Calvisano sembra assodata, con la rete del pareggio contro l'Inghiese, derivata da una serie di azioni alquanto concitata. Musa effettua una rimessa, recepita dalla Franchi e, tramite la complicità da presa di Zambelli, trasformata in gol definitivamente da Tognoli. In sostanza, un altro punto utile per il mantenimento della categoria eccellenza, tra due squadre che restano però pericolosamente appaiate a ridosso della famigerata zona retrocessione. Prossimo importantissimo incontro, venerdì 11 marzo, quando affronteremo nella penultima giornata di campionato la squadra della Argonne. Concludiamo il notiziario con la lettura del calendario liturgico di questa settimana, della prossima settimana. Oggi è domenica 6 marzo, quarta di Quaresima, alle ore 15, ora di guardia, alle ore 16 al centro pastorale parrocchiale Corso dei Fidanzati e alle ore 18:30 in parrocchiale Santa Messa nella festa dei lustri di matrimonio e in suffragio dei defunti Marchioni Giacomo e Toloni Caterina. Lunedì 7 marzo in oratorio, alle ore 6:30 ufficio di letture e lodi, ancora in oratorio alle ore 8 Santa Messa e ora terza in suffragio di defunti Pini Battista, Nadia, Vilma, Giuseppina e Ivonne, a Villa Giuseppina alle ore 9:30 Santa Messa e in oratorio alle 18:30 Santa Messa e Vespri in suffragio di defunti Castagna, Tullio e Lucia. Alle 20:30 il parroco incontra la commissione liturgia. Martedì 8 marzo, tutti gli incontri e celebrazioni in oratorio, alle ore 6:30 ufficio di lettura e lodi, alle ore 8 Santa Messa e ora terza in suffragio defunti Marta e Marco e alle 18:30 Santa Messa e Vespri in suffragio defunta Corna Anna. Alle 20:30 in oratorio, incontro di per il rinnovamento dello spirito, per l'adorazione e preghiera di guarigione. Mercoledì 9 marzo, in oratorio, alle ore 6:30, ufficio di letture e lodi, alle ore 8, sempre in oratorio, Santa Messa ed ora terza pro populo, e alle ore 18:30, in oratorio, Santa Messa e Vespri in suffragio defunti Daniele e Antonino. Giovedì 10 marzo, in oratorio, ore 6:30, ufficio di letture e lodi, in oratorio ancora le 8 Santa Messa e ora terza in suffragio defunto Galvan Giuseppina, alla casa di riposo alle ore 16:30 Santa Messa in suffragio di defunti Aldo, Pierino e Battista e anche Attilio e Rina e alle 18:30 sempre in oratorio Santa Messa e Vespri ad mentem offerentis. Venerdì 11 marzo in oratorio alle 6:30 ufficio di lettura e lodi e alle 8, sempre in oratorio, Santa Messa e ora terza in suffragio defunti De Nunelli Sandro. In parrocchiale, alle ore 15, via Crucis, e in oratorio, alle 18:30, Santa Messa e Vespri in suffragio defunti Marcella, Annibale e Giovanni. Alle 20:30 in oratorio, catechismo per preadolescenti e adolescenti. Sabato 12 marzo, alla casa di riposo, alle ore 16:30, Santa Messa in suffragio defunti Biazzi Nicola, Poli Amelia e alle 18:30 in parrocchiale Santa Messa in suffragio i defunti Angioletto e famiglia Zigliani e dei defunti Marcella, Annibale ed Ancelli. Dalle 9 alle 11 la parrocchiale è aperta per le confessioni. Domenica 13 marzo, quinta domenica di Quaresima, in parrocchiale alle ore 8 Santa Messa in suffragio i defunti Piccinelli Maria e Ferdinando Breda e dei defunti Andrea e Angela Biloni. Alle ore 10 Santa Messa in parrocchiale pro populo e ancora in parrocchiale alle 18:30 Santa Messa in suffragio defunti Tommasoni Tommaso, Rita e Valentino e i defunti Puzzi Cesare e Giuseppe. Alle ore 9 ci sarà il ritiro finale del corso dei fidanzati. Ricordiamo che dal lunedì al venerdì alle ore 7:40 per i bambini c'è l'incontro del Buongiorno Gesù nella chiesetta dell'oratorio. Alcuni avvisi.
Oggi, domenica 6 marzo, alle ore 16, in oratorio, incontro di bambini e genitori del primo e sesto anno dell'ICFR. Inoltre, sempre alle 16, tombolata per tutti. Alle 18.30 in oratorio, centri di ascolto della parola per preadolescenti e adolescenti, a cui seguirà cena. Mercoledì 9 marzo, alle ore 15, iniziano gli incontri della bella età e alle 20.30 i centri di ascolto della parola sul tema le opere di misericordia spirituale, cioè pregare Dio per i vivi e per i morti. Giovedì 10 marzo in oratorio, alle ore 20.30, incontro per organizzare il gruppo sportivo. Venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, via Crucis della Contrada Incidella. Inizio da via Cami e conclusione alla scuola materna, luogo della misericordia. Sabato 12 marzo, alle ore 20.30, gioco televisivo per il quinto anno del CFR, e alle 21.30 gioco televisivo per il sesto anno dell'ICFR. Domenica 13 marzo, ricordiamo che la seconda domenica del mese, la raccolta delle offerte sarà per il nuovo centro sportivo dell'oratorio. Alle ore 16 in oratorio incontro bambini e genitori del secondo e terzo anno dell'ICFR. Alle 18.30 in oratorio centri di ascolto della parola per preadolescenti e adolescenti a cui segue cena. Con questo è tutto, vi lasciamo al gioco televisivo della Quaresima. Alla prossima domenica e saluti a tutti!